ciclabile, marciapiede, parcheggio. Loretta, perché secondo voi la viabilità e la sicurezza in viale Dante Alighieri sono peggiorate? Avete raccolto delle lamentele? Sì, abbiamo raccolto tante lamentele. E, da un punto di vista della sicurezza, i pedoni non si sentono sicuri perché al momento c'è brecino, delle buche e scarsa illuminazione. Chi lo percorre la pista ciclabile con la bicicletta spesso si sente proprio un'invasione della pista stessa da parte dei mezzi pesanti, che chiaramente per le dimensioni sforano la carreggiata e che chiaramente rendono insicuro quel tratto. Questo in prima battuta. Non da ultimo il fatto di aver tolto dei parcheggi e non aver di nuovo investito, come invece promesso, su ulteriori parcheggi, determina il fatto che chiaramente le attività commerciali hanno sofferto nell'immediato, hanno continuato a soffrire e di questo non se ne è tenuto debitamente conto. Ma anche gli stessi residenti comunque notano anche questa velocità importante da parte degli automezzi che sfrecciano a una velocità impressionante. Quindi abbiamo raccolto tante segnalazioni, tanta preoccupazione e anche sicuramente tanto disagio, e anche perché sono rimaste inascoltate tutte quelle che erano non solo le lamentele ma anche le proposte alternative. Contestate anche la mancanza di una visione d'insieme legata alle opere da realizzare. Che cosa nello specifico? Beh, noi riteniamo come Fratelli d'Italia che la progettualità di una città e quindi quello che involge in questo caso la viabilità e tutte le opere che si andranno a determinare, come i futuri marciapiedi piuttosto che la strada delle barche che dirotterà gran parte del traffico pesante, quindi per quanto riguarda la nautica piuttosto che i mezzi pesanti, non poteva non essere presa in considerazione ancora prima di fare questa sperimentazione che oggi appunto parrebbe essere confermata, nella misura in cui vedere il progetto su largo specchio e considerando quelle che saranno le future opere, si doveva appunto tenere conto che un domani ci sarà il dirottamento di questo traffico. È chiaro che magari la viabilità su Dante Alighieri poteva essere trattata in misura differente. Non si può non considerare il disagio che hanno avuto i commercianti e i cittadini alla luce anche di quello che in futuro verrà realizzato. Quello che noi critichiamo e contestiamo quotidianamente, ecco, questa parziale visione delle necessità della città, delle opere da realizzare, che invece in una città come Fano devono essere più aperte, più complesse e sicuramente più a largo raggio.